Nello studio dell'elettrotecnica, gli aspetti energetici sono sempre di fondamentale importanza. Nei circuiti in regime sinusoidale, l'aspetto energetico, in particolare la potenza e le sue definizioni, si complicano perché vedremo nel corso di queste lezioni che possiamo definire diverse potenze che rappresentano diversi aspetti energetici dei nostri circuiti. Per iniziare lo studio, consideriamo un semplice bipolo passivo. Immaginiamo di avere un generico circuito elettrico e isoliamo di questo circuito un bipolo passivo che rappresentiamo nel solito modo col simbolo generico dei bipoli passivi. Di questo tipo, per adesso non ci interessa sapere esattamente cosa rappresenta, se non il fatto che è un bipolo passivo. Indichiamo con i segni più e meno la tensione istantanea ai capi del bipolo e indichiamo con questa freccia la corrente che scorre nel bipolo. Entrambe queste grandezze devono essere sinusoidali, isofrequenziali, perché il nostro circuito sia in regime sinusoidale. Per la tensione, scegliamo un riferimento di fase che, risulterà comodo nello sviluppo trigonometrico delle nostre funzioni. In particolare, scegliamo per la tensione VdT un'espressione di questo tipo, Vdt sia uguale al valore massimo della tensione per il seno della pulsazione omega per il tempo t, e scegliamo come fase della tensione pi greco mezzi in radianti e quindi 90 gradi in gradi sessagesimali. Consideriamo adesso il caso di una corrente che sia in ritardo su questa tensione. Una generica corrente IdT, quella rappresentata nel circuito sopra, che risulterà pertanto rappresentata dall'espressione Im seno di omega t più pi greco mezzi, questo per partire, diciamo, dalla fase della tensione, e abbiamo detto in ritardo, quindi sottraiamo alla fase della tensione un angolo generico che indichiamo con φ. Quindi nel nostro caso abbiamo in pratica definito per la tensione una fase, chiamiamola φ con A, uguale a pi greco mezzi, quindi questa è la fase della tensione. E per la corrente una fase che genericamente la chiamiamo φ con B, che sarà pi greco mezzi meno φ. E questa è la fase della corrente. Ovviamente lo sfasamento fra la fase della tensione e la fase della corrente risulta uguale all'angolo di sfasamento φ che abbiamo indicato sopra. Fatte queste scelte sulle fasi della tensione e della corrente, utilizziamo adesso un'identità trigonometrica per riscrivere l'espressione della tensione. In particolare, utilizziamo l'identità trigonometrica data dal fatto che il seno di un generico angolo alfa al quale sommiamo pi greco mezzi, questo seno è uguale al coseno di alfa. Se applichiamo questa identità trigonometrica all'espressione della tensione, vedete che qua noi abbiamo omega t che prende il posto di alfa e pi greco mezzi, appunto, è il termine che caratterizza
caratterizza la nostra identità trigonometrica, abbiamo che la V di t la possiamo riscrivere nella forma V di t uguale Vm coseno di omega t. Cioè abbiamo sfruttato questa identità trigonometrica e l'abbiamo inserita nell'espressione di partenza per la tensione. A questo punto possiamo disegnare i grafici, i diagrammi, sì, i grafici degli andamenti della tensione e della corrente di queste due grandezze sinusoidali. Disegniamoli in questo modo, quindi abbiamo gli assi cartesiani, in ascisse ovviamente abbiamo il tempo, in ordinate avremo la corrente e la tensione disegnate sullo stesso grafico. Vediamo che la curva della tensione è quella di tipo cosinusoidale, raggiunge il valore massimo, vedete, lo raggiunge all'istante t uguale 0, mentre invece la funzione sinusoidale della corrente raggiunge il valore massimo in un istante successivo e questo appunto ne determina il ritardo rispetto alla tensione. Per illustrare questi due andamenti sinusoidali possiamo ovviamente utilizzare i fasori e quindi possiamo utilizzare per la tensione il suo fasore, indichiamolo con V sopralineato, e questo sia fasore rappresentato in forma polare, quindi con il suo modulo e con la sua fase. Per adesso decidiamo di usare come modulo del fasore il valore massimo. E il suo angolo, quindi la sua fase, sappiamo essere pi greco mezzi. I fasori noi li definiamo a partire dall'espressione sinusoidale, quindi quella che utilizza come funzione il seno. E quindi per la tensione la fase è il valore pi greco mezzi che abbiamo scelto all'inizio arbitrariamente. Per la corrente abbiamo che il suo fasore, I sopralineato, sarà dato dal valore massimo della corrente con angolo fase pari a pi greco mezzi meno fi, che è appunto la fase che abbiamo scelto per la corrente inizialmente. Ovviamente sul nostro diagramma questi valori sono individuabili facilmente, questo è il valore massimo della corrente e questo qua sotto, l'intersezione con l'asse delle ordinate, sarà il valore massimo per la tensione. Analogamente abbiamo il valore minimo uguale a meno Vm per la tensione e il valore minimo uguale a meno I con m per la corrente. Rappresentiamo questi due fasori adesso sul piano di Gauss per averne ancora maggiore contezza. Diamoci un po' di spazio. Disegniamo adesso il piano di Gauss con i due piano cartesiano che ha in ascisse la parte reale dei numeri, in ordinata la parte immaginaria. In questo caso il fasore della tensione, avendo fase pi greco mezzi, quindi 90 gradi sessagesimali, si troverà adagiato sull'asse delle ordinate e quindi sarà questo il nostro fasore V. Il fasore della corrente sia
questo, ad esempio, dove l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente, ovviamente la corrente l'abbiamo disegnata in ritardo, come è ovvio dalla sua fase, l'angolo di sfasamento tra questi due vettori è uguale proprio all'angolo φ. L'angolo φ, ricordatevi che l'angolo di sfasamento viene misurato immaginando di far ruotare il vettore della corrente fino a sovrapporsi al vettore della tensione secondo l'angolo più piccolo, l'angolo interno che può essere percorso. Quindi il vettore della corrente, il fasore della corrente si sovrappone al fasore della tensione. Se lo facciamo ruotare in senso, in questo caso, antiorario dell'angolo φ. Una rotazione in senso antiorario dell'angolo corrisponde a un angolo positivo e in questo caso, e in tutti i casi analoghi, rappresenta un ritardo del vettore della corrente rispetto alla tensione. Quindi qua abbiamo che la corrente è in ritardo. A questo punto abbiamo tutti gli elementi di base per poter andare avanti a definire la potenza in regime sinusoidale. In particolare, andremo a definire la potenza istantanea P con T. Che, come si vede dall'espressione, è data dal prodotto istante per istante del valore della tensione per il valore della corrente.